Lunedì 3 dicembre, ben ritrovati con il TGL News, 1.300.000 metri quadri di nuova logistica a Roncaglia, nuovi insediamenti commerciali in città e una sfilza di case nelle frazioni, oltre al piano avanzato dall'Opera Pia per permettere la realizzazione di un polo commerciale e residenziale accanto al nuovo ospedale. Questo è il sunto delle 80 manifestazioni di interesse che i proprietari di lotti privati hanno presentato agli uffici comunali e all'urbanistica. Per avere il via libera a edificare. Balza sicuramente all'occhio il triangolo di terra di oltre 36.000 metri quadri, compreso tra la strada Gragnana, la tangenziale sud e la strada della Veggioletta. I proprietari di quest'area hanno richiesto la possibilità di cambiare l'attuale destinazione d'uso, divisa a metà fra terziario generico e tessuto produttivo, in residenziale e commerciale. Ha generato non pochi disagi e soprattutto tanta rabbia da parte dei pendolari, il divieto di sosta che sta interessando proprio da questa mattina la porzione di parcheggio di Viale Sant'Ambrogio più vicina alla stazione di Piacenza, un divieto di sosta che durerà fino alle 17 di sabato prossimo dovuto ai lavori di potatura degli alberi. L'area di sosta è quella utilizzata ogni giorno dai numerosi pendolari piacentini e sono state veramente tante le lettere di protesta arrivate questa mattina alla nostra redazione per segnalare il disagio. Secondo quanto riferito, non ci sarebbe stato alcun preavviso. 3 giorni di sforamento consecutivo delle polveri sottili sono stati invece registrati in centro a Piacenza dal 30 novembre al 2 dicembre. Il picco riguarda la giornata di sabato 1 dicembre, in cui la centralina Giordani Farnese ha indicato il valore piuttosto preoccupante di 71 microgrammi al metro cubo, ben oltre il limite consentito di 50. Proprio in virtù di questi sforamenti, il comune di Piacenza ha comunicato che saranno in vigore da domani e sino a giovedì compreso le misure emergenziali di contrasto all'inquinamento atmosferico, come previsto del resto dal piano regionale integrato per l'aria. Tutti i dettagli sul nostro sito liberta.it. Chiudiamo con una bella notizia. Da questa mattina c'è un nuovo albero in città che non nasce da una pianificazione dell'amministrazione comunale, bensì da una iniziativa di un bambino di nome Andrea. Il ragazzo che frequenta la quinta della scuola Pezzani ha deciso di scrivere una lettera al sindaco per chiedere di trapiantare un piccolo pino cresciuto in un vaso di casa nell'area verde che sta davanti alla sua abitazione e assumendosi l'impegno di prendersene cura. Proposta accolta e questa mattina, accompagnato da tutta la sua classe e dal sindaco Barbieri, Andrea ha assistito alla piantumazione del suo alberello. Questa è la nostra ultima notizia, il TGL News torna più tardi. Buon pomeriggio.